Ciao fans! Benvenuti in questa nuova lezione. Oggi parleremo di Charlie Parker e della sua bellissima abilità di imporre, tra virgolette, accordi che la ritmica non sta suonando e spiegheremo un po' come si muove su un accordo in una ballad. Sempre tutto dopo la sigla. Prendiamo ad esempio ballade che troviamo su YouTube, vi linko il link appunto in descrizione, dove c'è la classica progressione Re minore, Re minore settima maggiore, settima, sesta, Sol minore. Bene, in quest'ultimo accordo Parker che cosa suona? Suona esattamente il 2-5 di Sol minore quando si trova in questa posizione. Quindi Sol minore settima maggiore, lui suona questo. Se andiamo a verificare le note e il loro ritmo, lui sta suonando La semidiminuito, Re settima, nona, Re settima, nona bemolle. Andiamo a verificare. Quindi La semidiminuito, Re settima, nona. Nona bemolle. Sol minore, tutto su un accordo. Quindi, che cosa possiamo dedurre da questa sonorità? Che il Sol minore settima maggiore può essere interpretato come un Re settima, quindi la sua dominante, infatti la settima maggiore di Sol minore è quindi la sensibile di Sol minore che sappiamo è la terza dell'accordo di dominante, della sua dominante. Quindi Fa diesis è la terza di Re settima e le note di Re settima fanno parte dell'accordo di Sol minore. Infatti se noi facciamo Re è la quinta, settima maggiore di Sol minore sempre, nona, undicesima, sono tutte note che si trovano nell'armonia di Sol minore. Quindi noi possiamo tranquillamente suonare Sol minore, Re settima, Sol minore settima e sentiremo lo stesso effetto armonico. Benissimo, quindi questo Sol minore settima maggiore può essere interpretato come un Re settima e quindi per forza di cose. Possiamo suonare tutto quello che sappiamo sul Re settima che va a Sol minore, quindi consideriamo questo accordo come una dominante che va appunto a Sol minore settima, che poi va a Sol minore sesta e l'accordo successivo ancora sarà Do minore. Quindi cosa possiamo suonare su Sol minore sesta che va a Do minore? Possiamo suonare diverse cose, innanzitutto per un fatto di conseguenzialità, possiamo dire che Sol minore è il primo grado generico. Sol minore settima maggiore è Re settima, che va un'altra volta a Sol minore settima. Questo è un secondo grado di Fa maggiore, confermato dal Do settima. Questo è un Do settima, suonato però in questa posizione. È un classico accordo di settima che si trasforma in un accordo minore settima, che troviamo in tantissimi standard. Quindi questo Do settima può essere pensato ad esempio a un Do settima nona bemolle. E quindi che cosa succede? Che posso suonare ad esempio la diminuita di questo accordo per andare a Do minore. Proviamo a fare un esempio della progressione. Re
Re settima ci sono Sol minore armonica. Vedete come suona bene? Ho suonato semplicemente la diminuita su un accordo minore, sesta, con la funzione di dominante. Questo è un esempio, diciamo, base che può essere preso in considerazione per suonarci appunto la diminuita, ma possiamo anche suonarci semplicemente l'accordo diminuito, pensandolo quindi come sempre come un do settima non a bemolle. L'accordo non a bemolle non è altro che un accordo diminuito, quindi un do settima non a bemolle, togliendo il do, abbiamo questo accordo diminuito. Quindi per correttezza, diciamo, di posizione abbiamo do diesis diminuito. Quindi proviamo a suonare il do diesis diminuito su questo sol minore sesta, sempre in progressione. Suona sempre bene, chiaramente, perché o pensiamo alla scala o pensiamo all'accordo o entrambi. A questa sonorità, visto che è una ballad, abbiamo tempo, possiamo anche aggiungere la sonorità della superlocrea, quindi a pensare questo do settima, che è sottinteso sempre da sol minore sesta, come do settima alterata, e quindi suonare la superlocrea costruita su questo accordo, ovvero do diesis minore melodica. Sappiamo che con la lezione precedente avete visto come si costruisce la superlocrea, e vi linko sempre il link in descrizione. E quindi, unendo queste due cose, possiamo creare queste sonorità. Per esempio, io adesso salgo con la scala diminuita e scendo ad esempio con fa diesis, che è presente nell'armonizzazione di do diesis minore melodica, il quarto grado. È un accordo di settima. Quindi possiamo esercitarci su questo concetto e creare le nostre linee. Andiamo a vedere. Vedete, sono sceso con fa diesis. Diesis settima, e ho risolto alla terza di do minore. Chiaramente possiamo usare tutte le triadi o le quadriadi dell'armonizzazione di do diesis minore melodica, quindi della superlocrea. Possiamo usare ad esempio adesso che cosa ho usato? Ho usato sempre il fa diesis settima e anche il terzo grado di do diesis minore melodica, cioè un accordo settima maggiore quinta diesis. E sono caduto sulla nona di do minore. Quindi facciamo attenzione chiaramente a dove cadere, è importantissimo. Bene, vi scrivo un paio di esercizi, un paio di frasi simpatiche, almeno spero, su questo concetto, avendo, diciamo, la speranza che anche questa lezione possa esservi d'aiuto. Se avete qualsiasi domanda da farmi, commentate quanto volete, cercherò di rispondervi ovviamente, dandovi il mio contributo finché riesco. Quindi un saluto a tutti quanti e ciao fans!